Bello a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale e nel nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo box. Vai Birillo, esponicela. Allora, Vooting Box 75 della iCigar. Una box BF con la sua boccetta squonk. Una bomba, un DNA che si può attaccare anche su Scribe per regolare la curva del tiro e tanti parametri che ha al suo interno. Ora andiamo a fare vedere da vicino e fare la prova di svapo per tirare qualche conclusione a questa mega box che ora è una box del momento. Eccola qua la scatola della Vooting Box 75 Squonk Mod. Al retro ha lo scratch and check di originalità del prodotto con tutte le sue parametri, dove va buttato, più 18 e tutte le altre cose. Ora andiamo a vedere al suo interno come è composta la box e la scatola. Allora, questa qua è la Carbon Fiber Vooting Box V3. Allora, ha un manualetto veloce di presentazione della box con tutte le lingue inglese, i parametri, la curva e tante cose particolari che poi andrete a studiare voi piano piano per vedere. Qua c'è anche l'atomizzatore, però noi l'abbiamo presa senza atomizzatore, abbiamo preso solo la box. Poi c'è un certificato di originalità e la carta di garanzia della box. Qua c'è la box dentro al sacchettino. La box si presenta bene, piccolina, squonk, che poi ora andremo a vedere al suo interno. E poi ha un cavetto da attaccare al computer per collegarla al programma Scribe per regolare la curva del tiro e vari parametri al suo interno. Un cavetto di ricarica, una boccetta un pochino più dura e un tubetto da mettere dentro al BF. Ora andiamo a vedere la box. Questa è la box, si presenta così, ha il tasto fire più o meno, l'entrata per a collegarlo al computer su Scribe, il suo schermetto, lo sportellino con queste calamite, la boccetta VF bella morbida, questa qui, il retro si toglie per poi andare a togliere la boccetta, anche questo con le calamite, schiacciando questo si toglie la batteria. Ora andiamo a fare una prova di svapo a tirare qualche conclusione. Bene, siamo tornati alle conclusioni finali di questa box qua presa da Svapo Caffè, ricordiamolo, Marina di Carrara, Molicià e della Spezia. Andatela a trovare se avete 2 minuti di tempo, perché ha dei prodotti veramente unici, belli, carini, delle boxette intrigate, tante varietà di liquidi da andare a vedere se avete un gusto particolare, fruttato, volete farvi degli aromi, troverete tutto. Allora andiamo a dare un risultato finale a questa boxetta. Ricordiamo che può andare in diverse tipologie di controllo di temperatura, titanio, nickel cromo, acciaio, indica il valore effettivo della coil che avete preparato sopra, il voltaggio e l'amperaggio di scarica quando si va a schiacciare sul tasto fire e i watt, anche una lucina blu che poi vi indicherà, non so se quando è scarica arriva su, si accende verso sul rosso, più e meno. Ora la stiamo provando sullo Speed Revolution di Luca Creation con un tabaccoso della tabaccheria, il Kentucky. Andiamo a fare una prova di svapo a 18 watt. Vai Gabri, fai una prova di svapo.
la boccetta squonca molto bene, molto morbida, c'è chi gli piace più dura, c'è quella di ricambio al suo interno, tipo la Pico con la duretta così, che magari c'è tante persone che si trovano meglio con la squoncata, che c'è il risucchio più veloce, questa qua c'è il risucchio un pochino più lento. Però squonca bene. Sì. Mi piace tantissimo anche la spinta. La spinta all'inizio spinge bene, quando arriva un po' in fondo si perde un po', però a 75 watt viene a una batteria singola, funziona veramente. Consigliatissima. Consigliatissima per chi vuole svaparci dei tabaccosi con dei dripperini piccolini, sì. È tanta roba. Funziona anche col dripper normale, però. Diciamo non c'ha la spinta da spingere come le box che usiamo noi. Si sente bene anche la spinta, poi ti puoi regolare con Scribe, col programma come vuoi, sì, la curvatura del tiro, quello sta sempre dallo svapatore come si vuole gestire il suo tiro. Comunque dura bene, io l'ho provata tutto il giorno, è una bella boxetta. Per il tiro di guancia ti dura, mi porto via un'altra batteria, in una giornata ho bisogno di batterie con questa boxetta qui. Da Taverna dello Swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram, veniteci a seguire. Ciao!